Dato tutto questo paese, 15 anni, 20 anni, lavoro e un giorno mi dicono stai a casa. Nel 2017 erano 530.000 gli irregolari in Italia e secondo il mio studio saranno 700.000 a fine 2020. È il numero più alto mai raggiunto se escludiamo il 2002. Io lavoro da 15 anni, pago contributi, faccio tutto, capito? E un giorno mi dicono il decreto di sicurezza, torna a casa. Fino all'autunno del 2018 i richiedenti asilo potevano ottenere tre tipi diversi di protezione: status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria, che era la più diffusa in Italia. Dal 1 dicembre 2018 è entrato in vigore il decreto sicurezza voluto dal ministro degli interni Matteo Salvini, che ha cancellato la protezione umanitaria. Negli ultimi 5 anni una persona su due non gli si dava nessuna protezione. C'era l'8% di chi chiedeva la protezione e riceveva lo status di rifugiato, il 16% la protezione sussidiaria e un 25% la protezione umanitaria. Quindi era una della, diciamo, la parte più grossa delle protezioni. Quindi togliendola potete immaginare 55 dinieghi più 25% umanitaria che diventano altri dinieghi, l'80% prenderà un diniego. Le modifiche principali che sostanzialmente ha introdotto ha portato avanti l'abolizione di quello che era l'istituto della protezione umanitaria, e non solo l'ha abolita ma ha anche creato delle difficoltà del soggiorno di coloro che l'umanitaria l'avevano già. Secondo uno studio di ISPI, il numero degli irregolari aumenterà del 26%. Io mi sono chiesto, ma cosa succede togliendo la protezione umanitaria? Io ho fatto uno studio, si chiama Nuovi Irregolari in Italia. Ci saranno meno persone che saranno protette. E la mia stima è questa, che di quelli che stanno ancora aspettando qui, non soltanto 60.000, ma altri 30.000 riceveranno un diniego. In più ci sono quelli che avevano già una protezione umanitaria in passato, che non potranno rinnovare la propria protezione quando andrà in scadenza. Io ho avuto un documento di 2 anni che è umanitaria, ma prima della legge di sicurezza. Una volta che la legge è stata validata, il documento è stato ora a casi speciali. Solo in alcuni casi speciali i migranti potranno avere una protezione per restare in Italia temporaneamente. Questi casi speciali però sono proprio veramente speciali, specialissimi. Sarà molto difficile che quelle persone che avrebbero preso l'umanitaria prima finiranno in queste 6 categorie. Alcune di loro sono rinnovabili per poco tempo. Molte di loro non sono convertibili in permessi di soggiorno per lavoro, quindi se anche venissero rinnovate, poi è semplicemente una dilazione nel tempo, ma poi la persona diventerà irregolare in futuro. La chiusura già che mi ha detto che per rinnovarlo serve un contratto di lavoro, un passaporto e una residenza, ora non so dove iniziare. In Italia comunque per poter lavorare legalmente è necessario avere un permesso di soggiorno. La protezione umanitaria consentiva al cittadino straniero di lavorare e studiare sul territorio senza problemi. Nel momento in cui la persona non ottiene il rinnovo di questo tipo di permesso, ovviamente perde il diritto a risiedere sul territorio e di conseguenza tutti gli altri servizi. Con i primi tempi non avevo avuto problemi di integrarsi in Italia, per ora sono tante difficoltà. Dato tutto questo paese, 15 anni, 20 anni, lavoro e ogni giorno ci cambiano legge. Che faccio? Torno così? Con le mani niente, senza niente? Non è giusto secondo me. Di fatto una politica dei rimpatri fino ad oggi comunque in Italia si è sempre rivelata abbastanza fallimentare. Da un lato perché sono oggettivamente molto costosi e quindi lo Stato deve investire diverse risorse per poter effettuarli, e dall'altro perché è necessario per poter rimpatriare un cittadino straniero che vi sia un accordo bilaterale con il paese d'origine. In realtà negli ultimi mesi i rimpatri non stanno aumentando. Pensate a questa cosa, noi stiamo rimpatriando 7.000 persone e nel 2020 avremo 700.000 migranti irregolari in Italia. Cosa vuol dire? Ci vorrebbe 100 anni senza nessun altro che arrivi irregolare in Italia per rimpatriare tutti. Capite bene che non è questa la soluzione possibile. Nel momento in cui noi avremo delle mamme sole o dei nuclei familiari con minori che sono in mezzo a una strada, non è che i comuni possono far finta che non esistano, perché sono persone che sono regolarmente soggiornanti, hanno un titolo di soggiorno, quelle che vengono messe fuori dai progetti d'accoglienza. Quindi andranno plausibilmente a bussare alla porta del welfare comunale, dove i posti già non ci sono così. Che ora, con i casi speciali, quando scaderà possono ritirarlo.
Quando lo ritirano saresti irregolare. Una persona quando diventa irregolare in Italia diventa 20 volte più a rischio di commettere un crimine. Se ci pensate, gli stranieri in Italia commettono più o meno lo stesso livello di crimini degli italiani quando sono regolari e 20 volte più crimini quando sono irregolari. Probabilmente non perché sono stranieri, ma perché sono marginalizzati. Conseguenze se ne stanno piano piano vedendo tante. Lo spaesamento totale da parte degli utenti che non capiscono, sono spaventati, ma non hanno capito. Come si chiama? La sicurezza non capisco bene. Che si chiama decreto sicurezza? Bella domanda. Perché se in tanti non hanno un permesso di soggiorno, non è che è facile tornare a casa. Tanti saranno qui senza permesso di soggiorno, perché lui dice che saremo più sicuri dopo. Io penso di no.